Allora, la volta scorsa abbiamo visto come settare le proprietà di pagina in Dreamweaver attraverso il pulsantone che troviamo proprio qui all'interno della barra delle proprietà. Adesso vogliamo dare un tocco in più particolare allo stile che diamo alla nostra pagina, ossia vogliamo settare in maniera molto semplice l'aspetto dei link, l'aspetto dei collegamenti. Creiamone uno immediatamente, uno veramente semplice, del tipo clicca qui per mandarmi una mail. Piccola chicca che vi dico è: non scrivete mai, non create mai un link di questo genere, perché è il classico modo di comunicare via internet relativo tipo al 1924. Per creare immediatamente un collegamento ipertestuale legato ad un indirizzo email con Dreamweaver CS4 non dobbiamo fare altro che andare sul menu inserisci e gli diciamo collegamento email. In questo caso mi ero già preparato, ho fatto i compiti, e che cosa gli diciamo? Semplicemente, avendo selezionato già il testo che vogliamo utilizzare per questo collegamento, lui ce lo riproporrà. Viceversa, avremmo potuto non scrivere nulla qui e creare il testo per il collegamento direttamente all'interno di questa maschera. Dopodiché non facciamo altro che inserire l'indirizzo email al quale vogliamo che si colleghi immediatamente l'utente non appena cliccato sul nostro link. Gli diamo ok. Allora, che cosa succede? Vedete, una volta fatta l'operazione e dato ok, Dreamweaver mi mostra l'aspetto del link, del collegamento, in una maniera diciamo standard, classica, ossia il nostro bel link sarà sottolineato e di colore blu, perché per default, per tradizione, per definizione, per standard, questo è l'aspetto che hanno i link. Ma noi possiamo cambiare questa cosa in maniera estremamente semplice. Clicchiamo nuovamente su proprietà di pagina e gli diciamo collegamento CSS, collegamenti CSS. Qua possiamo decidere che carattere devono avere i nostri link. Di default viene lasciata selezionata la voce stesso carattere della pagina. Diversamente possiamo scegliere un carattere completamente diverso da quello scelto inizialmente. Possiamo comunque scegliere che il link sia più in evidenza attraverso la possibilità di selezionare il grassetto. Possiamo dargli anche una dimensione differente. Francamente mi sento di sconsigliare questa opzione, come quella di cambiare il carattere della pagina. Semmai gli cambiamo lo stile dell'aspetto, cioè in grassetto o in corsivo. E qua scegliamo il colore del collegamento, ossia del link vero e proprio. Possiamo scegliere attraverso il nostro color picker che il nostro collegamento venga messo in particolare evidenza con un bel rosso ciccioso. Immediatamente Dreamweaver mi evidenzia il codice cancelletto 900 che il browser interpreterà come questo tipo di rosso in particolare. La stessa cosa la facciamo per le altre voci, ossia rollover collegamenti. Rollover collegamenti non sarà nient'altro che l'aspetto che avrà il link una volta che passiamo sopra con il mouse. In questo caso possiamo scegliere magari un blu più brillante. Oddio, magari la scelta dei colori in questo caso non è particolarmente felice, però è giusto per farci capire il funzionamento. Collegamenti visitati, che colore avrà? Diciamo che avrà un blu un po' più acceso ancora. Collegamenti attivi invece avrà diciamo lo stesso colore del link puro collegamento. Ora, la cosa interessante è in questo menu a tendina, stile sottolineato. Allora, noi abbiamo qui il nostro link che è
sempre per default sottolineato. Noi possiamo scegliere se lasciare opzionata questa voce, oppure scegliere se non sottolineare, mostra sottolineatura solo su rollover e nascondi sottolineatura su rollover. A me piace molto la scelta del mostra sottolineatura su rollover, perché dà un'ulteriore caratterizzazione, ma naturalmente ognuno può scegliere qualsiasi di queste voci. Quindi supponiamo che abbiamo scelto tutti quanti questa soluzione. A questo punto possiamo fare applica e vedete che già il nostro aspetto del link è cambiato. Il passaggio successivo è quello di valutare una scelta differente dei colori. Possiamo veramente sbizzarrirci e fare le cose più pacchiane del pianeta, e naturalmente Dreamweaver ci darà assolutamente retta. Il discorso è che chiaramente noi vediamo in anteprima solo ed unicamente il colore del collegamento. Per vedere meglio il risultato all'interno di una pagina web dovremmo fare un'anteprima o con la vista dal vivo o andando sul menu file e cercando anteprima in browser. Però torniamo ai nostri link, diciamogli ok, diciamo che questa scelta assolutamente assurda che abbiamo fatto per i colori dei collegamenti ci va bene. E cosa facciamo? Apriamo la vista codice. Vedete come l'altra volta il nostro buon Dreamweaver ha scelto di posizionarci la definizione in codice dello stile CSS dei nostri collegamenti in questa parte della pagina, esattamente tra l'inizio e la fine del tag head. Poi vedremo nella guida sull'HTML che cosa sono esattamente queste robe, per il momento non vi preoccupate. Però come abbiamo detto la volta scorsa, il fatto di avere lo stile incorporato nella pagina potrebbe non essere una buona scelta, perché se dovessimo fare delle variazioni al nostro sito, che magari ha solo 4 pagine ma magari invece ne ha 100, dovremmo cambiare pagina per pagina questo stile. Vi ricordate che abbiamo fatto l'altra volta l'operazione di copiare e incollare questi stili scritti da Dreamweaver in un foglio esterno che abbiamo chiamato Master CSS. Ebbene, la stessa cosa facciamo in questo caso, muovendoci all'interno dei tab di Dreamweaver per spostarci agilmente sui documenti, tra i documenti. Facciamo un bel Ctrl X per tagliare e rincolliamo all'interno del nostro master.css, del nostro foglio di stile. Ora non dobbiamo fare altro che eliminare questo codice dalla pagina index, la prima pagina del nostro sito, fare Ctrl S per salvare. Vedete che grazie a questo tag link href troviamo il collegamento al nostro foglio di stile che abbiamo chiamato master.css, posizionato nella cartella CSS, ossia qui. E magicamente il nostro link continuerà ad avere l'aspetto che gli abbiamo dato attraverso le proprietà di pagina.